Salve, sono Michele Di Cosola, medico chirurgo e odontoiatra. Sono specialista in chirurgia maxillofacciale. Oggi risponderò pubblicamente ad una delle domande che mi viene posta più frequentemente dai miei pazienti ed è la seguente: a quanti anni è possibile iniziare a posizionare impianti? È possibile iniziare in età puberale? La risposta ovviamente è no. Gli impianti possono essere posizionati solo quando il massiccio facciale, le ossa della faccia e della bocca sono a fine crescita. Questo ovviamente vale per l'uomo dai 18 anni fino a un massimo di 21-22 anni, la crescita del massiccio facciale continua. Per la donna questo è qualche anno, qualche tempo spostato in avanti, per cui fino a una, diciamo, una media di età indicata può essere intorno ai 20 anni, ma 18 anni anche per fini medico-legali è un'età indicata. Questa è una domanda che viene posta molto spesso dalle ragazze e dai ragazzi che seguono una terapia ortodontica, ovvero portano l'apparecchio. Questo perché? Perché in molti casi è presente l'agenesia di un elemento dentario, solitamente laterali oppure solitamente anche canini. Ma quando manca un elemento dentario in un paziente che è sottoposto a terapia ortodontica, che si fa? Io personalmente consiglio di mantenere lo spazio portando quindi l'apparecchio fino al raggiungimento della maggiore età e dopodiché è possibile posizionare impianti in maniera serena in queste regioni laddove non sono nati i denti. Ma cosa succede? Che molto spesso, proprio perché la natura è perfetta, laddove non c'è l'elemento dentario non c'è anche una quantità di osso sufficiente. Questo perché no, ovviamente non c'è motivo che il massiccio facciale sviluppi una regione che non ha nessuna funzione, per cui in queste regioni specifiche tante volte è possibile non trovare l'osso sufficiente per posizionare degli impianti. Quindi con delle tecniche di espansione ossea volumetrica, ovviamente sempre in dolore e atraumatiche per il paziente, è possibile aumentare il volume dell'osso in maniera minimamente invasiva e posizionare dei denti stabili in maniera esteticamente quasi perfetta, evitando ogni tipo di inestesismo, dolore, ma soprattutto evitando quegli orribili ponti che portano a limare dei denti sani in soggetti giovani. Evitiamo che questo abominio vada avanti, scegliamo chirurghi capaci, scegliamo chirurghi esperti e non facciamo limare i denti dei nostri figli, perché oggi la chirurgia ci consente di espandere di pochi millimetri quello che serve il nostro mascellare o la nostra mandibola per poi posizionarci dei denti stabili in maniera duratura, ma soprattutto in maniera esteticamente molto accettabile.